Io mi riallaccio a quanto è stato detto finora, quindi sia da Michelangelo sia da quanto è stato detto stamattina negli interventi precedenti. Partendo da lì, quindi più o meno le caratteristiche, le feature del MySQL cluster, e quindi io partirei idealmente dal momento in cui si ipotizza: bene, MySQL cluster mi interessa, vorrei applicarlo nel mio progetto. Allora, che facciamo? Vedremo un primo step, che è la valutazione, quindi capire se effettivamente il MySQL cluster è adatto per il proprio progetto. Secondo, definizione dell'architettura. Poi vediamo i requisiti hardware e network. Dopodiché partiremo con la parte un po' più pratica, e quindi l'installazione vera e propria, configurazione, tuning, gestione, upgrade o tutto il ciclo di vita. Quindi dal momento in cui si inizia a pensare al MySQL cluster in avanti. Allora, quindi il primo step, abbiamo detto, è valutazione. Quindi ha già anticipato anche Michelangelo, è necessario sottoporre, insomma, un processo di valutazione per effettivamente capire se le feature sicuramente molto interessanti di MySQL Cluster, quindi sicuramente è un prodotto, è un software che viene incontro a due delle, forse le due più importanti richieste, o tra le più importanti richieste in applicazioni enterprise, che sono appunto la scalabilità, elevata scalabilità ed elevato uptime, quindi disponibilità del servizio. Sappiamo anche però che l'architettura MySQL Cluster introduce delle complessità, quindi valutiamo quali sono queste complessità. Abbiamo sicuramente complessità a livello hardware e network, quindi abbiamo tanti nodi e abbiamo anche dei requisiti dal punto di vista della rete che devono essere rispettati. Abbiamo complessità di installazione, MySQL Cluster è un po' più complesso, avendo nodi anche di tipologia diversa, è più complesso di un MySQL standard. Abbiamo anche la configurazione e il tuning, che è un po' più complesso del MySQL standard. Le operation, gestione, eccetera, sono un po' differenti. E poi c'è una diversità rispetto agli storage engine più diffusi, quindi il MySQL tipicamente viene utilizzato con degli storage engine InnoDB o altri. Il cluster, MySQL cluster, è un altro storage engine. Quindi è opportuna questa valutazione su due fronti: uno, i requisiti dell'applicazione, e due, le caratteristiche del workload, quindi il workload di accesso ai dati. A fronte poi quindi di questa valutazione, effettuare la scelta della soluzione MySQL tra quelle che sono state viste anche poco fa, più adatta alle caratteristiche del proprio progetto. E in tutto questo ovviamente è fondamentale fare dei benchmark, che ovviamente a tavolino si fa sicuramente una prima analisi, e poi ci vuole un riscontro anche con il workload specifico. Quindi la prima, abbiamo detto, valutazione dei requisiti, delle esigenze della nostra applicazione. Quindi requisiti in termini di disponibilità, quindi già detto prima, è necessaria disponibilità dei 5 nodi oppure no, ok, non mi ripeto. Requisiti sulla scalabilità: è richiesta una scalabilità orizzontale a caldo, per questa, come sapete, è una delle feature di MySQL Cluster, quindi abbiamo la possibilità di scalare orizzontalmente a caldo. Valutiamo anche che InnoDB può scalare verticalmente, quindi se io
utilizzo un server molto potente, quindi fino a 48 thread di CPU, RAM, diciamo, quanta ne abbiamo, dischi SSD, già abbiamo una scalabilità verticale garantita da una singola istanza di NodeDB, che ha questi limiti. Con MySQL Cluster possiamo andare oltre, fino a 48 data node, e possiamo farlo a caldo, quindi senza dover rimettere mano a reinstallare un server. Quindi queste sono un po' la valutazione da fare in termini dei requisiti della nostra applicazione relativamente alla scalabilità. Tempi di risposta: MySQL Cluster, essendo un database in memory, è una soluzione che, se usata con un certo tipo di workload, vedremo tra poco nella slide successiva, è by design studiato per avere tempi di risposta molto brevi e costanti, quindi real time, proprio grazie, in virtù del fatto che è in memory, oltre che utilizza massivamente lo sharding, nella misura in cui noi aggiungiamo data node. Quindi la seconda valutazione, dopo i requisiti, è il workload, quindi il tipo di workload che noi andremo ad utilizzare su quel database. Qui ci sono alcuni esempi. Concorrenza, sì, bene, se noi abbiamo un'elevata concorrenza, è una caratteristica che sicuramente viene sfruttata dal MySQL Cluster, che lavora molto sul parallelismo. Abbiamo accesso ai dati tramite indici, SQL sugli indici, ottimo. MySQL Cluster lavora bene accedendo ai dati tramite indici, ancora meglio se tramite la chiave primaria. Join complesse, quindi tante tabelle in join, full table scan, un po' meno. Quindi l'architettura distribuita di MySQL Cluster diciamo non si avvantaggia in queste tipologie di accesso ai dati, ma anzi spesso potrebbe invece essere svantaggiato rispetto a un'istanza MySQL su singolo nodo. Quindi con le versioni più recenti di MySQL Cluster questi due aspetti sono stati migliorati. Quindi io ho messo una faccina, diciamo, intermedia, per cui se il nostro workload è composto principalmente nelle query più pesanti, più calde, da questa tipologia di query magari non è molto adatto, però se abbiamo una parte di query di questa tipologia, diciamo, non escludiamo a priori la soluzione. Soprattutto con le versioni più recenti. Transazioni lunghe, queste non sono adatte per MySQL Cluster, quindi transazioni che durano minuti oppure molto lunghe non sono adatte per MySQL Cluster. Large rows, se abbiamo tabelle con molte colonne, righe molto lunghe, e qui abbiamo il limite dei 14k, poi a parte che i blob, le colonne tipo blob non rientrano in questo conteggio se non per i primi 256 byte, con questa eccezione comunque abbiamo questo limite. Dopodiché, altra cosa da valutare è se noi abbiamo la necessità di utilizzare questo database con un'applicazione che già è stata sviluppata e certificata con particolari storage engine. Ad esempio, applicazione sviluppata per MyISAM, vecchie applicazioni, oppure applicazioni più nuove sviluppate e certificate, magari vendute, quindi diciamo non modificabili da noi perché sono state acquistate, certificate con InnoDB, chiaramente qui siamo di fronte a un altro storage engine, quindi se sono applicazioni nostre richiederanno eventualmente una ottimizzazione sia a livello di schema che a livello di query, oppure se è un'applicazione comprata non abbiamo più la certificazione. Dopodiché ovviamente fondamentale è benchmark, quindi queste sono alcune linee guida così molto generali. Poi ovviamente il workload va possibilmente testato, quindi simulare il workload della produzione in modo più fedele possibile ed effettuare dei test.
In questo white paper, che qui purtroppo non si vede bene il colore, MySQL Cluster Evaluation Guide, che è un white paper scaricabile dal sito MySQL, basta essere registrati, ci sono poi ulteriori approfondimenti proprio in questa direzione, su come creare un ambiente di test e diciamo come valutare l'applicabilità del MySQL Cluster nel nostro progetto. Una volta che abbiamo valutato, abbiamo deciso sì, MySQL Cluster è il prodotto che fa per noi, iniziamo a disegnare la nostra architettura. Abbiamo diverse tipologie di architettura, quindi architettura basic con solamente due host più un terzo host molto piccolo, diciamo, come risorse. Quindi su ognuno dei due host noi andiamo a mettere un data node, un SQL node e anche l'application server. Quindi questa è la propria architettura minima, e in cui comunque noi abbiamo garantita la ridondanza, tranne il management node, che però non è un single point of failure. Architettura intermedia one to one, quindi c'è una corrispondenza uno a uno tra l'application server e l'SQL node, quindi abbiamo sganciato i due layer, quindi uno con application layer superiore con application server e SQL node e il layer inferiore con i data node, quindi possiamo scalare indipendentemente ciascuno di questi due layer. E poi su due dei nodi superiori abbiamo anche i management node, che sono ridondati, però non costituiscono un limite alle performance. Ecco, la funzionalità dei management node è solamente, diciamo, operativa per la funzionalità del cluster, la join dei nodi, quindi non eroga il servizio. Volendo andare ancora oltre, un'architettura più large, separiamo proprio su tre livelli, quindi il livello degli application server completamente indipendente, che può scalare indipendentemente, poi davanti ci mettiamo un bilanciatore di carico e poi abbiamo il livello degli SQL node. E poi sotto ancora il livello di data node. Ciascuno di questi layer può essere appunto scalato indipendentemente dagli altri. Io qui sto prendendo in esame applicazioni che accedono in SQL, poi le applicazioni che accedono in NoSQL non hanno bisogno degli SQL node. Volendo, ci sono esempi ancora più eterogenei, più grandi di architetture. Su un altro white paper, sempre scaricabile dal sito MySQL, che è MySQL Reference Architecture for Massively Scalable Web Infrastructure, e quindi qui trovate ulteriori esempi. Poi qui c'è comunque anche il link, se scaricherete le slide trovate dentro lì, ma non è difficile da trovare sul sito mysql.it. Ok, una volta definita la nostra architettura dal punto di vista logico, quindi sappiamo il numero di server che vogliamo utilizzare, quali sono le caratteristiche che l'hardware che andremo a comprare deve avere? Prima caratteristica, il network, quindi dobbiamo avere una rete a bassa latenza ed elevato throughput. La bassa latenza è diciamo necessaria e consigliabile perché essendo un'architettura distribuita, chiaramente ogni operazione prevede più o meno passaggi tra i vari data node e SQL node, quindi i vari nodi dell'architettura, e quindi ognuno di questi passaggi poi introduce un delta di latenza, e quindi poi in base al tipo di operazione andiamo poi ad avere degli impatti sui rispetto alla nostra applicazione. Il throughput comunque, perché se il traffico è elevato, questi passaggi tra data node sono tanti e potrebbe generarsi anche in base al tipo di query, soprattutto se parliamo di query non molto ottimizzate per il cluster, allora c'è anche un bel passaggio di dati da un data node dall'altro, da un SQL dagli SQL node ai data node, e quindi sicuramente raccomandabile almeno 1 gigabit, ma meglio 10 gigabit come rete.
è raccomandata anche una rete dedicata solamente per i nodi del cluster e diciamo isolata da, da quello che può essere eventualmente gli application server o ciò che diciamo sta al di sopra dei nostri dei nostri nodi del cluster. Quindi qui potrebbe esserci una rete dedicata perché sia perché quella deve essere una rete a bassa latenza, abbiamo detto, e sia anche dal punto di vista della security, perché il cluster non ha suoi meccanismi di ACL, di controllo accessi. Quindi il controllo accessi ce l'abbiamo solamente a livello degli SQL node, e che è il controllo accessi standard che trovate anche su MySQL, quindi l'utente, grant, eccetera. Aggiungere degli ulteriori link cross tra i due data node che compongono i node group, perché i data node sono suddivisi a due i node group, quindi è possibile anche aggiungere dei cavi cross tra le coppie di data node all'interno dei node group per migliorare ulteriormente le performance qualora si vedesse che la rete intanto per due motivi: primo, diciamo, perché aggiungiamo anche throughput, e secondo perché togliamo latenza, perché un cavo cross non passa da apparati di rete tipo switch, e quindi miglioriamo anche sul fronte della latenza, perlomeno per quelle comunicazioni che viaggiano tra i due data node dello stesso nodo. Interfacce di rete e switch devono essere ridondanti, ovviamente. Le CPU possono essere anche abbastanza importanti, quindi possiamo arrivare anche a 64 thread e i data node riescono a spostarli, anche gli SQL node. Sui data node in particolare è meglio avere una frequenza di clock elevata, perché stiamo parlando di un tipo di workload sulle CPU o sui server molto CPU bound, quindi perché è un database in memory, ricordiamoci, perciò avere CPU con elevate frequenze di clock sui data node è sfruttata come cosa. La RAM in base alla dimensione del database in memory, e quindi dobbiamo avere RAM sufficiente. Dischi è un data, abbiamo detto, è un database in memory, però comunque c'è anche la scrittura su disco che garantisce la durability del dato, e quindi se il database è un database dove comunque c'è molto traffico, molte scritture, chiaramente magari database molto grandi, il local checkpoint, che è una copia dell'intero database che viene fatta costantemente, andrà a scrivere sul disco e richiederà determinato tempo, e questo tempo non dovrà essere troppo grande, quindi i dischi dovranno essere, diciamo, abbastanza proporzionati sia al workload che esiste sul database e sia alla dimensione dei server. Quindi se noi avremo dei server con centinaia di gigabyte di RAM e decine di thread, sicuramente anche i dischi dovranno essere dei bei dischi, eventualmente in striping, RAID 0, eccetera. Ok, quindi una volta definito il nostro hardware, si passa all'installazione. Perciò partirei con la sessione un pochino più pratica. Allora, io qui sto utilizzando delle semplici macchine virtuali, quindi ovviamente il dimensionamento sarà quello che è consentito dalle risorse hardware disponibili. Allora, installazione, partiamo dal sistema operativo, quindi ovviamente io adesso mi baso su Linux come sistema operativo, anche se non è l'unico sistema operativo supportato. Quali sono gli step per la preparazione del sistema operativo? Configurazione del firewall piuttosto che se Linux, quindi dobbiamo accettare, abilitare tutte le funzionalità che ci servono. Nel nostro caso io andrò a disabilitare sia il firewall che il se Linux. Dobbiamo risolvere localmente i nomi di tutti i nodi del cluster, quindi sul file etc host andremo
configurare l'host name delle macchine è importante, non devono avere local host, ma deve esserci un host name, se no gli agent del cluster manager non funzionano correttamente. E poi partiamo con l'installazione dei binari e l'utenza del servizio. Eccoli qua. Allora, io ho queste tre finestre, sono tre macchine virtuali. Quindi ovviamente questi step di preparazione sul sistema operativo andranno fatti su tutte le macchine virtuali o fisiche che siano. Quindi andiamo a verificare, no, questi step iniziali devono essere fatti da root ovviamente. Meno passo, indovinate qual è? Oracle. Allora, quindi una verifica, giusto? Quindi firewall non c'è nessuna regola abilitata. Get enforce se Linux, disabilitiamolo. Poi ovviamente non è obbligatorio, e l'importante è fare in modo di inserire tutte le regole di firewall e di se Linux che servono, e in particolare per quelle del firewall vi rimando alla documentazione dove sono presenti tutte le porte, i data node per i CDN e le porte dinamiche in un range. Allora, dopodiché abbiamo detto file host e host name, quindi io qua l'ho già preparato, perciò abbiamo già i nostri tre nodi definiti e anche l'host name pronto. Ok, quindi andiamo sulla compattazione del software. Quindi io qua vado a scompattare nella directory OPT i miei binari, quindi ci metterà un pochino di tempo. In questo caso io vado ad utilizzare, non l'ho detto prima, lo dico adesso, il Cluster Manager. MySQL Cluster Manager, che è un, non so se ve ne ha parlato probabilmente Marco stamattina, quindi è un tool della, diciamo, che fa parte della sottoscrizione Enterprise, che serve per gestire in modo molto più semplice appunto l'installazione e gestione del cluster. Quindi io vi faccio vedere utilizzando questo tool. Utilizzando questo tool l'installazione dei binari del MySQL Cluster sarà semplicemente una scompattazione del TAR, sarà poi il tool del Cluster Manager che andrà ad utilizzare quei binari appunto, in base alla directory che io gli dirò. Sì, i binari sono un po' grandi perché c'è dentro una suite di test, ci sono dentro tutta la parte di debug. In realtà se doveste veramente utilizzare al minimo indispensabile basterebbe avere il binario, eccolo qua, finito sul primo, il binario dei data node, qualcosina in più per il SQL node, diciamo servirebbe veramente pochi centinaia di K o di me o insomma o pochi mega insomma. Però diciamo che il cluster manager si aspetta di avere un'installazione, quindi allora. Dopodiché nel frattempo, quindi adesso sto scompattando i binari come root, che sarà quindi l'owner dell'installazione,
andrò poi a creare un utente con cui girerà i processi, con cui gireranno i processi, l'utente del servizio, quindi lo chiamo con molta fantasia MySQL, e sarà un utente che io non, diciamo, non lo utilizzo come login, per fare login, ma verrà utilizzato solo per i demoni. Invece per quanto riguarda l'utenza di amministrazione di DBA, utilizzerò un'altra utenza, l'utenza Oracle, in modo da tenere distinti, diciamo, i permessi. Quindi ho creato l'utenza, andiamola a creare anche su andiamo ad assegnare anche i permessi all'utenza, alla directory, anche all'utenza DBA. Quindi io qui ho creato dentro la home directory dell'utente MySQL, in realtà ci metterò i dati del mio database, quindi ho dato semplicemente i permessi anche all'utenza DBA di lettura. Ok, ho finito anche questo. Ok, terzo nodo. Questa probabilmente è l'operazione più lunga che c'è in tutta la demo, perché poi con l'ultima versione di MySQL Cluster anche i tempi di start e di restart dei vari data node, diciamo, una volta erano dei tempi un po' più lunghi, adesso sono stati accorciati abbastanza, quindi vedete che appunto, le altre operazioni saranno più brevi. 7.4. Sì, 7.4.6. Allora, quindi andiamo a creare l'utenza anche sul secondo. E andiamo ad assegnare i permessi. Dopodiché, tanto che finisce anche il terzo nodo, andiamo a creare all'interno della home directory U01 MySQL la data directory MCM data, la data directory del cluster manager. Di default il cluster manager poi all'interno della sua data directory ci tiene sia le configurazioni sue e sia tutto ciò che riguarda anche il database, quindi la data directory del cluster, sia dei data node che di SQL node, sarà all'interno della data directory del MCM, quindi di default io mi atterrò a default. Ok, quindi andiamo anche sul terzo nodo a creare l'utenza. Assegniamo i permessi. E creiamo una data directory. Ok. Dopodiché dobbiamo, vado avanti con la prossima slide. Dobbiamo modificare i file di configurazione. Il file di configurazione degli agent del cluster manager, perché il cluster manager si compone di due parti, gli agent che girano su tutti i nodi del cluster e un client che si può lanciare quando se ne ha bisogno. Quindi l'agent ha dei file di configurazione che adesso vado a preparare. Basta semplicemente mettere il path del file di log, il path della directory del MCM che abbiamo creato prima, il path del PID file e poi assegnargli dei permessi 600, diciamo. Quindi io ho qua
semplicemente il comando che mi mette questi parametri, quindi il risultato di questo comando lo posso andare a vedere, sono semplicemente qua dentro, no, scusate. Quindi siamo andati a mettere queste informazioni, log file, bit file e la directory, manager directory. Dopodiché devo creare uno script di avvio per gli agent dell'MCM. Lo script di avvio esiste già all'interno dell'installazione dell'MCM, basta semplicemente editarlo inserendo all'interno i parametri mcmd rootdir, che è la directory dei binari, e mcmd user, che è l'utente con cui girerà, e quindi è l'utente che ho creato prima, utente MySQL. Quindi qua sto semplicemente editando il file, adesso per accelerare i tempi lo utilizzo uno stream editor, il set, anziché l'editor manuale. Dopodiché abbiamo necessità di configurare all'interno, nel profilo dell'utenza di BA, i path per poter utilizzare il cluster manager, quindi all'interno del bash profile dell'utente Oracle metto dentro i path sia del cluster, i binari del cluster che ho installato prima, e sia i binari del cluster manager che ho installato anche prima. Ok, quindi a questo punto ho installato il cluster manager e l'ho anche lanciato, lanciato come servizio. Perfetto, allora a questo punto io posso lavorare direttamente dalla console di MCM, non ho più bisogno di fare niente, perché il mio cluster, ho i binari, tutte le configurazioni me le creerà il cluster manager. Perciò qua root non mi serve più per il momento. Andiamo, eccolo qua, torniamo con l'utenza Oracle, l'utenza DBA. Devo ricaricargli il profile che ho modificato poco fa. Ok. Facciamolo su tutte così e richiamo il profile. Benissimo, allora qui provo a ingrandire questa finestra. Questa è l'interfaccia testuale del cluster manager. Tramite questa possiamo poi configurarci il nostro cluster. Allora, la prima cosa dobbiamo configurare il site e il package. Quindi il site semplicemente definisce la lista di host che andremo ad utilizzare per il nostro cluster. Create site, eccolo qua. List host all'interno del site. Ok, quindi ho creato un site con questi tre host: MyClue1, MyClue2 e MyClueM. Questa è la versione del cluster manager che abbiamo installato su questo site. Dopodiché devo aggiungere un package, cioè una versione del MySQL cluster che è disponibile sui sistemi. Quindi io ho installato i binari della 746 e quindi andrò a dire al cluster manager che i binari della 746 stanno in questo path. Quindi d'ora in avanti il package di nome 746 corrisponderà a questi binari, per cui io potrei dire installami un cluster utilizzando questi binari. Ok, a questo punto però prima di creare il cluster si potrebbero definire alcuni parametri a livello di sistema operativo. Queste sono, diciamo, tuning che non sono per forza necessari, possono essere comunque degli improvement.
ad esempio limiti per l'utente, quindi gli open files, se noi abbiamo seconda del workload, del numero di connessioni aperte potrebbe essere da aumentare, oppure il memlock, se come farò tra poco il cluster verrà impostato in modo da alloccare le pagine in RAM, c'è bisogno di avere questo tipo di permesso sull'utente. Parametri TCP, quindi questo è roba diciamo di Linux, ecco. Parametri TCP, possono essere utili questi parametri, quindi soprattutto sugli SQL node dove abbiamo apertura e chiusura di molte connessioni, quindi l'IP local port range e il TCP time wait reuse. Non sono obbligatori, ripeto, sono tutte idee che io metto lì, poi se vi scaricherete le slide potrete rivederveli, eventualmente valutare se applicarli nel vostro sito, nella vostra applicazione o meno. Swappiness è utile ridurlo il più possibile, diciamo, quindi anche 10 o non 0, ma diciamo da 1 a 10 può andare bene. Questi sono appunto, ripeto, alcuni consigli. Poi consigli relativi allo storage, per migliorare le performance dello storage potrebbe essere un'impostazione dello schedulatore input-output. Deadline, che adesso con la, Enterprise Linux 7 è già il default, con la versione precedente non era il default. Questo può essere diciamo un improvement di performance. Alcune opzioni di mount, no time, no delay time, no buffer se abbiamo la batteria nella cache del nostro controller. Se usiamo l'ext4 anche data uguale write back può essere utile per migliorare le performance. Oppure possiamo utilizzare anche l'XFS, che è un ottimo, quindi questi due sono entrambi adeguati, insomma, secondo la mia esperienza. Andiamo a mettere open file a 500.000 in questo caso e memlock, in modo da poter bloccare in RAM, allocare le pagine di memoria in RAM. Dopodiché andiamo, beh, io in realtà l'ho settata anche su QM, che è la management, dove non, effettivamente non serviva comunque. Sono perso un pezzo. Invece qui andiamo a settare i parametri TCP e i parametri della memoria virtuale. Poi adeguate, insomma, verificateli nel vostro ambiente se possono essere utili o meno. Un esempio, diciamo. Ok, per quanto riguarda i parametri di mount, io qui avevo già predisposto dall'installazione standard un volume proprio dalla procedura di installazione dell'Enterprise Linux. Di default con l'Enterprise Linux 7 abbiamo già l'XFS, io aggiungo solamente un paio di parametri, il no time, no delay time e no buffer, per guadagnare qualcosina in termini di performance. Ok, dopodiché slide successiva non la faremo qua, è una configurazione multicore che, trattandosi di ripeto, un workload molto CPU bound, perché è un database in memory, è sicuramente vantaggioso fissare i thread su specifici core in modo da evitare context switch da un core all'altro. Quindi questo permette di guadagnare qualcosa in termini di performance, per cui dedicare dei thread specificamente ai data node, sto parlando dei data node, non gli SQL node, e lasciare qualche core, invece qualche thread per il sistema operativo, e in particolare gli interrupt di rete saranno molto pesanti, perché se abbiamo tanto traffico di rete, quindi ci sarà qualche core da lasciare disponibile per il sistema operativo. Non lo faccio perché qui ho macchine virtuali con un solo core, quindi lo lascio alla vostra lettura. Dopodiché iniziamo finalmente a creare il cluster tramite MCM, è un semplice comandino. A questo punto abbiamo preparato tutto, comandino create cluster, eccolo qua appunto.
io andrò a creare un cluster con, prima lo scrivo, poi lo dico, no, scusate, devo andare da, ovviamente da MCM, quindi due data node e due SQL node, sui due nodi, MyClue1 e MyClue2. Poi sul nodo MyClueM, che è un nodo più piccolino, metto solamente il management. Quindi questa è l'architettura basic, con i due nodi più il terzo nodo piccolino solo per la management. E poi abbiamo degli API node che serviranno per i connection pool degli SQL node. Quindi ogni SQL node non avrà la singola connessione verso i data node, verso il cluster, ma avrà un pool di connessioni in modo da parallelizzare. Quindi sarà visto dal cluster come tanti client, non un solo client, ma tanti, ma tre client, in questo caso fatto a tre. Quindi per ogni SQL node c'è bisogno di altri due API node, semplicemente per il pool, per il connection pool. Quindi questi sono i nostri, credo, 10 nodi del cluster. L'ultimo è un API node libero che si può utilizzare per connettersi al cluster o in NoSQL da applicazioni oppure tramite comandi, comando di backup, comando di restore, sono tutti comandi che si connettono non al layer SQL, agli SQL node, ma ai data node direttamente. Andiamo avanti. Non so se sì, ho già confermato, quindi in realtà il cluster sarebbe già creato a questo punto. Che cosa manca? Con dei parametri standard, quindi che cosa manca? Configurare i parametri, quindi qui abbiamo adesso per il momento al default, bisognerà configurarli secondo le nostre necessità. I parametri da tunare, diciamo che sarebbero tanti se si vuole insomma fare un'installazione per la produzione insomma fatta bene, sarebbero tanti. Io adesso li scrivo, sarà credo un 30-40, non ve li posso ovviamente spiegare tutti nei tempi di questa sessione, però sulle slide che poi eventualmente vi potete scaricare, eccoli qua. Io con questo comando ho impostato già tutti questi parametri sul cluster, quindi alcuni sono parametri, quelli che vedete scritti con lettere maiuscole e minuscole, relativi ai nodi del cluster, proprio quindi ai data nodi soprattutto, ma comunque la configurazione del cluster. E invece quelli scritti in lettere minuscole sono solamente relativi agli SQL node. Quindi questo sarebbe il MyCNF, i parametri del MyCNF, se conoscete MySQL standard, mentre gli altri sono i parametri del config ini. Però, ripeto, utilizzando il cluster manager tutte le configurazioni me le fa il cluster manager, quindi io non posso più editare con il MyCNF configini, ma uso semplicemente il comando set parametro uguale. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto, è più lungo poi sarebbe a spiegare tutti, l'utilizzo di tutti i parametri, data memory, index memory, sono sicuramente dimensionamento dello spazio in memoria per il nostro database, e poi qui ci sono tutta una serie max no of che va tunato in base al workload che noi abbiamo, oppure al numero di tabelle, di attributi, eccetera. Poi qui andiamo a dimensionare il redulog, la velocità di scrittura su disco, insomma qui ci sono sulle slide alcune brevi spiegazioni. Questo è il parallelismo, quello, la configurazione dei thread, quello che avevo spiegato prima, sono dei parametri anche da mettere a livello di cluster. Abbiamo poi qui anche i parametri per configurare le connessioni TCP. In questo esempio io ho configurato una connessione, un link diretto tra i due data node, quello che ho citato prima nei requisiti hardware, è una possibilità, non è obbligatorio, ma è possibile configurare questo link diretto. E poi tutta una serie di parametri sul MyCNF, sugli SQL node, il connection pool è quello che ho citato prima, e poi ci sono tutta una serie di altri parametri.